Rotonda un Renault Scenic ha preso fuoco in pieno centro abitato. Il rogo è divampato improvvisamente poco prima delle 19 e mentre l'auto era parcheggiata di fianco all'entrata del bar del parco e di fronte alla chiesa madre, ovvero a pochissimi metri dalla centralissima piazza Vittorio Emanuele III. Nessuna origine dolosa, si presume che la causa scatenante possa essere stato un cortocircuito. Il proprietario, e non solo lui, ha immediatamente avvertito i vigili del fuoco di Lauria e mentre gli stessi si dirigevano sul posto, alcuni cittadini hanno iniziato a domare le fiamme che nel frattempo erano diventate anche abbastanza alte, imbracciando una manichetta messa a disposizione dal comune. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno provveduto immediatamente a far allontanare a una distanza di sicurezza i tanti curiosi accorsi, ad ultimare l'operazione di spegnimento e ad effettuare gli opportuni rilievi. Tutto si è svolto in poco più di un'ora e fortunatamente senza che nessuno rimanesse ferito. Si sono registrati solamente danni ai vetri dell'edificio al di sotto del quale era parcheggiata la vettura e ad un lampione della pubblica illuminazione. Al termine dell'intervento dei vigili del fuoco, l'auto è stata portata via da un carro attrezzi.